Chiudere il 2016 senza aver mai subito una sconfitta sarebbe il regalo più gradito da trovare sotto l'albero, ma di fronte hanno una squadra che dopo aver battuto l'Eur City secondo, vuole continuare a volare e concludere il girone di andata il più in alto possibile. Amici di Fanner, appassionati di Lega Calcio 8, buonasera e benvenuti al Circolo Sport City da Marco Barbaliscia. È la nona giornata di Serie B. A sfidarsi Crociati in maglia bianca e la capolista AC Box in maglia nera. 1-0 Leur City, secondo in classifica. A decidere è stato un gol di Puleio, che quest'oggi presente indistinta. Ora subito un contenzioso, subito un fallo e un calcio di punizione. Tutto pronto per il calcio di punizione che arriva adesso, la botta in aria. C'è una deviazione, sarà calcio d'angolo. Subito pericoloso l'AC Box che inizia a spingere in questo avvio di partita. Prima che riesce a difendere il pallone senza toccarlo, a guadagnare rimessa dal fondo. Pallone in avanti, Bontempi lo lascia passare per suo numero 10, poi un contatto proprio su Bontempi. Non ha dubbi l'arbitro, calcio di rigore. Per il calcio di rigore, Jimenez contro l'attaccante dell'AC Box. Parte l'attaccante, chirurgica la soluzione dell'attaccante dell'AC Box. Palo, gol, nulla da fare per Jimenez. 1-0. Ragiona il centrocampista dell'AC Box che con calma riparte dalla sinistra. Magno si avanza, prova la conclusione, la leva dall'incrocio dei pali Menez. Buono l'intervento dell'estremo difensore. In barriera, proprio al limite della sua area, con un giocatore dei Crociati che prova a disturbargli la visuale. Si può battere il calcio di punizione. La palla passa sopra la barriera, finisce però distante dalla porta di Lalli. Nessun pericolo qui, casa. Ottima la sovrapposizione. Va bene, dai, dai, dai! Puleio scambia ancora sulla sinistra, il cross è preciso, ma non arriva all'appuntamento con la sfera. Il numero 7 scaccia. Grande occasione qui per i Crociati. Ricordiamo, si è concluso sull'1-0, calcio di rigore. Ma a parte quello, non è successo praticamente nient'altro. Ora, controllo difficoltoso dell'AC Box che permette il recupero del pallone ai Crociati. Marino. Due avversari su di lui, si libera molto bene, poi va alla conclusione d'esterno. Sbaglia qui la precisione. Numero 0, Marino. Non trova la porta. Pallone in area di rigore. Forse tocca anche il palo alla sfera, sarà comunque calcio d'angolo. Azione di confusione. Calcio di punizione battuto forte verso l'area di rigore avversaria, poi rischia l'autogol qui la formazione dei Crociati. Attento Jimenez a mandare in calcio d'angolo. Allora Lalli spazza via e su questo rinvio di Lalli arriva il triplice fischio dell'arbitro. L'AC Box vince 1-0, una partita tiratissima in cui abbiamo visto pochissime conclusioni in porta. Di rigore l'AC Box mantiene il primato e chiude il girone di andata senza sconfitte.